Rosario, complimenti per l'ottimo result. Bravissimo. Abbiamo giocato Swords. Madonna, perché? Che lo zio Bonanno praticamente non mi ha voluto bene le spagge di Swords. E quindi vabbè, interamente prestato da Tizio. Ringrazio Tizio, grazie. Soltanto tre carte di tutto il mazzo sono mie. Ok, grazie. Quindi la lista è quasi tutta sua. Ho fatto una piccola modifica. La skill di giocare un mazzo che non so giocare. Vai, quarto, che abbiamo battuto. Allora, di rilevanti sicuramente due sprite. Ho visto che comunque il matchup è abbastanza buono. E poi ho vinto contro un mazzo sister. Ho perso la Dragon Link e l'ultimo non mi ricordo. Comunque abbiamo fatto 5-2. Vediamo questo fantastico mazzo. Vabbè, il radio quasi standard. Questi a due, questi qua. Standard. Non c'è nient'altro da aggiungere. Chi gioca meno di 3 questa carta è scarso, perché Green Second si evoca special, troppo forte. Poi ho giocato tantissimi temi che Green Second sono fortissimi, sono avversari. L'unico problema è che alcuni sono tipo loro due sono target di Bestial. Infatti ho voluto giocare proprio questo mazzo perché sì, diciamo, se la gioca bene contro i mazzi che giocano Bestial, perché quasi mai c'ha il target al cimitero. Ovviamente devo giocarci attorno, però comunque quasi mai ce l'hanno. Questi purtroppo se li prendono i Bestial, però comunque la maggior parte delle volte riesce a giocartela lo stesso, anche perché quasi mai ci dai al cimitero. Poi vabbè, standard questi qua, una Golled e due Desire, questa per la consistenza, fortissima, e questa perché è una bomba troppo forte. Poi ho giocato questo radio un po' ambiguo, che in realtà volendo questa si può anche elevare e giocare con una carta in meno. Stavo giocando a 43, si può giocare a 42 senza questa carta perché la desidero spesso. Questa invece è buona, perché anche quando speciali un Teni qualsiasi, può essere comunque un sercino di qualsiasi cosa, quindi è buono, forte. È rapida, fa sfumare le impermanence in caso, mi è piaciuta. Infatti non la desideravo quasi mai. Poi ho giocato soprattutto monotrappola, la seconda non è forte, non la giocate la seconda. Cercate di essere forti, ragazzi. E poi ho giocato... Allora, ho giocato tante carte con in second, anche se comunque i teni sono forti con in second, quindi in realtà sarebbe più forte mettere proprio delle carte con in second e non delle entrap. Però comunque sono sempre buone contro tier elements queste, quindi ho voluto mettere questo. Non ho incontrato neanche un tier elements, per fortuna. Ah sì, in realtà ho incontrato un tier elements, però era senza Shizu, e l'ho vinto, sì, ecco, ora mi sono ricordato. Ottimo. Ho giocato i corvi perché non avevo altri bestial, perché sennò avrei giocato 6 bestial in totale. Ok. Poi le Veiler e le Impermanence sono buone pure, non le leverei onestamente. Poi facciamo extra deck. Ho giocato questo sempre da comparto standard. Non mi soffermerei tanto con le spiegazioni dell'extra, perché comunque quasi tutti i Swordsman giocano questo extra. Al massimo si può pensare di giocare il Link 3 Teni, però non mi è servito oggi, quindi 3 Monk sono fortissimi, vanno giocati a 3 ovviamente. Poi la side non è male effettivamente, quindi la spieghiamo. Questa poi in second, sperando di non essere effettivappato in qualche maniera l'osca con board incredibili, comunque dovrebbe essere decente. Poi queste sono tre carte contro i mazzi scarsi, perché comunque i mazzi scarsi perdono da soli. E comunque giocando i teni ci vai sopra, a meno che non hanno flutix schifosa. Poi ho giocato queste Green Second. Allora, questo per sperare di vincere contro Tier Elements, ma è difficile lo stesso vincere. Ovviamente sto parlando di quello Shizu, perché se non hanno i Shizu nuovi il matchup si può, diciamo, contrastare. Infatti la prima l'ho vinta proprio contro Tier Elements. Mentre Nibiru
Io onestamente non li metterei contro D-Relements, magari contro Sprite possono essere buoni, però non li ho messi in realtà. Erano forti contro Maxi Combo, che magari potevo beccare, tipo per esempio Dragon Link, oppure anche contro Exosister, è buono. Infatti l'ho messo, anche se non l'ho visto. E poi tre perdi questa trappola, andando primo contro tutti gli elements, contro Sprite non è male. Forte. Niente, ringrazio quindi Giuseppe Aiello, ringrazio anche Vito per il torneino. È buon anno, se no giocavi un altro mazzo. Ringrazio buon anno, non ringrazio buon anno in realtà. Non è bello, gli vogliamo bene, zio buon anno. Ringrazio Tizio ovviamente. Grazie Tizio, ottimo duello fra.